devo fallire pure io, dobbiamo fallire tutti quanti, e ce lo meritiamo. Tanto l'Italia già la stanno portando loro in fallimento, e ce lo meritiamo. Mica devono fallire solo i commercianti, tutti quanti dobbiamo fallire, perché tanto loro l'hanno capito che di noi possono fare quello che vogliono, perché noi siamo un popolo di pecore, abbassiamo la testa e andiamo avanti. Ecco, loro l'hanno capito questa cosa. Perché noi scendiamo in piazza solo per la partita, ci andiamo ad ammazzare allo stadio per il pallone, ma mica scendiamo in piazza su queste cose qua. Quattro burattini là sopra stanno comandando a 60 milioni di italiani, come nulla fosse, perché noi gli facciamo fare tutto quello che vogliono, perché siamo pecore. E finora abbiamo fatto tutto quello che dicevano loro. Lockdown, green pass, super green pass, diciamo sempre sì. E io non subisco più questi trattamenti, noi non meritiamo più questi trattamenti, noi gli diamo da mangiare. Noi gli diamo da mangiare, messi là da nessuno, comanda nella vita nostra come nulla fosse. I commercianti che si mettono davanti alla porta a chiedere questo green pass si devono ribellare, non solo loro, tutti quanti, perché questi qua se ne stanno approfittando. E noi non meritiamo questo. Noi non meritiamo, pure noi, io camionista, non merito questo trattamento, perché quando hanno detto loro, noi abbiamo viaggiato avanti e dietro, quando tutti quanti erano chiusi in casa, non ci siamo tirati indietro, eppure allora ci hanno chiuso bar, ristoranti, ci hanno chiuso gli auto, mangiavamo nelle lamiere, perché noi viviamo in quattro lamiere, io non subisco più questo trattamento, non l'accetto più questo trattamento, anche perché io ho fatto tutto regolare prima di entrare in quell'autogrill. A me mi doveva arrivare il green pass della regione, non mi è arrivato, mi sono andato a fare il tampone proprio per non avere problemi sugli scarichi. Entri in autogrill, gli ho fatto vedere il green pass da tampone e tu mi vieni a dire no, non posso farti mangiare qua, io prendo il cornetto e il caffè e me lo mangio nel camion. E questo è il trattamento che meritiamo noi trasportatori. E i commercianti, se i green pass non ce l'hanno i clienti, quel cliente se ne deve andare, il commerciante è destinato a fallire. E tutte queste cose qua non vanno più bene, ci dobbiamo svegliare, perché non va più bene così, ci stanno facendo carne da macello. E noi ancora che abbassiamo le teste e andiamo avanti, perché siamo un popolo di pecore, però per il pallone ci andiamo ad ammazzare allo stadio, quello è il problema. E non se ne può più di questa cosa, non se ne può più.